tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao, e buon weekend. Buon weekend. Buon weekend. Inizia. Friday inizia. Friday is before Saturday. Saturday. And after Thursday. Sì, è certo, è normale, è un rigor di logica. Ma cosa bisogna fare quando le lingue, di come dire... Le mastichiamo, ma qui mastichiamo anche altro, Luciano. A me mi sembra che stiamo masticando anche sì, un po' qui troppo. Qui a Milarita ci trattano troppo dopo bene. Dopo l'estate. Ci trattano bene sia con le cose solide che con i liquidi. Sì. Potremmo anche dimostrarlo, ma lo faremo più tardi. E si vede anche. Comunque, allora, io direi di partire con la musica. C'è Paolo Bertoli, che Paolo arriva Bertoli. Con il suo smagliante sorriso sicuramente. Alla grande. Con la sua splendida e inseparabile fisarmonica e con la sua barca vera. Ne ha diverse fisarmoniche Paolo, ho visto che ce n'ha diverse, diversi colori, tra l'altro Paolo è veramente un grande. Ma l'inossidabile cosa di Paolo è il sorriso. Noi lo conosciamo da 20 anni e quell'uomo, non so, magari non si arrabbia mai, ma comunque... No, non è vero, ma ha detto che qualche volta si arrabbia anche, ma non si nota. Te capito. Vabbè. La barca dentro. Partiamo così. Jukebox dediche, vediamo chi ci scrive per oggi. Ci scrivono da Santa Margherita, esattamente Santa Margherita, una bella whatsappata. Che bello, che bello. Sono Andrea, Katia, Simona e Bea e dicono: vorremmo ascoltare il leitmotiv delle nostre vacanze. Lo abbiamo ballato in discoteca quasi tutte le sere e tante volte anche di giorno sulla spiaggia. Grazie a Luciano Nelli per questa bella canzone. Che canzone è? Non è Ti inventerei. E cos'è? Toma, alle dediche, Toma, bellissimo, sono vedi contento. Vedi che semina vittime, anche Toma, bam, bam. Dedicatissime, allora, viva Santa Margherita. Dedicato a te, Jukebox dediche. Volveremos
en la playa esperando el día que vendrá en la noche. Toma, toma, toma. El amor. Toma, toma. En silencio escuchando. Proseguiamo con un'altra mia canzone, ma in questo caso non sono io che la canto, ma la cantano veramente molto bravo il cantante dell'orchestra Novelli. Sì. E allora la ascoltiamo, si chiama Semmai, è una canzone che ricorda un po' gli anni 60-70. Semmai, per voi. Da quando sei arrivata ci sei solo tu. E non mi importa più niente delle altre perché sai darmi tutto quello che cercai e non trovai prima di te. Semmai ti parlassero di me, di che io oramai appartengo solo a te. Che tu lo vorrai. Sì.
cercai e non trovai prima di te. Se mai ti parlassero di me. E arriva la canzoncina del Fagioni, così si diventa tutti un po' più buoni. Forse, divertitevi, forse. Vediamo che cosa avrà inventato per voi oggi Enrico Fagioni. Vai Enrico. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina, la migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Buongiorno, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina e lo stornellino, questi stornelli a battibecco, no? fra fidanzati, fra amorosi. E oggi è lei che parla, che dice a lui: prima di prendete mangio una ringa e muoio tutta la notte dalla sete. Ti prenda un accidente in sulla lingua quando parli di me, mio traditore. E gira la rota e la rigiri al molo nuovo. Do una pedata a un sasso, meglio di te lo trovo. Poi si fa riferimento sempre a cose locali, per esempio il molo nuovo è il molo, la diga curvilinea davanti a Livorno, no? E poi lei continua perché è stata tradita forse, no? E quando ci venivi in casa mia, la meglio seggiolina era la tua. La meglio seggiolina era la tua. Ora non ci vieni più e l'ho data via. E gira la rota e la rigiri a porta a mare. Hai voglia di buttare le reti e non sei buono di pescare. Si sa che la migliore medicina è quella di ascoltare la canzoncina. La senti tutti i giorni ai ritornelli con la Belloni e Luciano Nelli. Ciao. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La grande orchestra di Franco Bagutti che ci fanno ascoltare Vagabondo por el mundo. E vai. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amor non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
E adesso la Paola va a intervistare l'artista di oggi. Parte la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, ma qui devo parlare al plurale, sono gli artisti, il sentiero del cuore, Nina Osipova. Ciao. Gianni Coletti, prima Nina, perché Gianni dobbiamo anche sfatare un bel mito. Sì. Racconta al nostro pubblico che quando tu ti esibisci nelle tue bellissime performance, cosa dicono? Sì, brava, fanno gli applausi, sì, fanno gli applausi, ecco. A Nina, sì. È vero, faccio il finale di una canzone, brava! Sei contento di ciò che ho detto al nostro pubblico di ritornelli, è verissimo. Sì. Oppure anche molti mi dicono, l'ha portata stasera la figlia? Beh, ma con un pezzo di donna così accanto, che da più di 20 anni... 22. 22, più di 20 anni, 22... Ti ha sposato, ti ha risposato, ogni giorno ti risposa, ma che uomo fortunato sei! Sogghigna, sembra il padrino quando fa così. Mi viene in mente una delle tue interpretazioni di Tu che sai fa. No, è perché oggi ho intenzione di stare tranquillo con te, Paola, perché tutte le volte che mi intervisti mi dici sempre, mi metti un po' di suggestione, perché non sai mai come... Invece, oggi voglio stare proprio tranquillo, quindi te le do tutte vinte. Sei donna, come si fa con tutte le donne, ho imparato dopo 22 anni a dire sempre va bene, vedi? Quindi va bene. Questo qui è un pochino più un argomento da trattare a casa Giannina, ma lo tratteremo nelle prossime interviste. Benissimo. Oggi vorrei sapere come ti è venuta, hai paura? Oggi vorrei sapere, guarda me, guarda negli occhioni, ma io guardo come ti è venuta in mente l'idea di Tu che sai fa. Che ci ha portato tanto bene a ritornelli, è stata una parentesi importantissima e ritornerà. Ma Tu che sei fa è stata, spero che ci sarà ancora appunto un'altra edizione, di una corrida demenziale, no? Un po' una sorta di corrida, cantanti, ballerini, chi dice una poesia, chi dice una barzelletta. Ecco. Sì. Personaggi che però girano nelle nostre sale da ballo, quindi gente comune che partecipava, facevano pure i provini per fare questo. Sì? No, andavano bene tutti, anzi. Ecco, più bravi erano e più non li volevano. Più personaggi che magari avevano a seguito una famiglia di 20-30 persone, che ben vengano. Vedi, Coletti è proprio lucchese, ma ne parleremo nelle prossime interviste. Vorrei passare, se siete d'accordo, Tu che sai fa. Sì. Che è una canzone assai credibile, un bel riempipista. Bene. Gianni Coletti, Nina Osipova, Il sentiero del cuore. C'è chi aspira a far l'attrice, c'è chi ispira e non lo dice. C'è chi vuol far la velina, in TV la letterina. Se ti basta un minuto solo di celebrità, il tuo treno sta passando, non lasciartelo scappare. Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? E io che faccio? Tu che sei fa? Io faccio mitico Charlotte. E io? Tu che sei fa? Io ballo il twist e rock and roll. Tu che se fa? Tu che se fa? Tu che se fa? Che sai fa? C'è chi balla come un fesso, crede di essere Michael Jackson. C'è chi canta a squarciagola mentre suona la pianola. C'è chi porta le invenzioni, chi fa il mago e le illusioni. C'è chi scende nella pista e crede d'essere già un artista. Se ti basta un minuto solo di celebrità, il tuo treno sta passando, non lasciartelo scappare. Tu che sei fa? Tu che sei fa? Oh, io che faccio? Tu che se fa? Io faccio mitico Charlotte. Tu che se fa? Io ballo il twist e rock and roll. E io? Tu che se fa? Tu che se fa? Tu che se fa? Che sai fa? Oh, ma io che minchia faccio?
Se ti basta un minuto solo di celebrità, il tuo treno sta passando, non lasciartelo scappare. Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Io faccio mitico Charlotte. E io? Tu che sei fa? Io sono Mina e canto ancora. Oh, io? Tu che sei fa? Io ballo il twist e rock and roll. Ma io che faccio? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Che sei fa? Oh, che minchia faccio? Una canzone straordinaria che ha fatto il giro del mondo ormai da tanti anni. Io l'ho presa, l'ho riarrangiata, l'ho rifatta, appunto, è Little Green Apple, Mele Verdi se non ama me, dedicata a tutti voi romantici e romantiche. Adesso che sei qui io non ti lascerò, starò vicino a te e ti riscalderò tra le mie braccia tenendoti con me. E se non ama me, al mondo cosa c'è? Sai perché siamo restati noi così innamorati tante estati fa? Raccoglievamo mele verdi e gli alberi col vento che cantavano. Ti amo amore, ti amerò sempre, un'ora, un giorno dura per sempre insieme a te. Insieme noi siamo rinati dal primo giorno innamorati, non ti perderò. Sai perché siamo restati noi così innamorati tante estati fa? Raccoglievamo mele verdi e gli alberi col vento che cantavano. Ti amo amore, ti amerò sempre, un'ora, un giorno dura per sempre insieme a te. Insieme noi siamo rinati dal primo giorno innamorati, non ti perderò. E se non ama me, al mondo cosa c'è? E se non ama me, al mondo cosa c'è? Con questo salutiamo, vi salutiamo. Luciano, ma ricordiamo, il nostro pubblico ha una memoria di ferro. Sì, è sono vero. Già arrivati in questi giorni tantissimi SMS per votare la canzone Regina. Ebbene sì, giochiamo anche quest'anno. Sì. E fortunato, uno la settimana riceverà una compilation musicale. Una compilation musicale, appunto, che fa parte del nostro cast. Si indovinerà quella che poi sarà decretata la canzone Regina, ovviamente. Uno alla settimana riceverà questo. E voi dovete continuare a votare, appunto, votate con WhatsApp, con email, oppure a numeri telefono che vedete proprio tutti in sovraimpressione, quindi poi dopo alla fine del mese diremo quale sarà la canzone regina del mese di ottobre. Sì. Ok? E allora ci vediamo domani. Ciao, andate a ballare, ciao. Andate a ballare. Ritornelli